Si è soliti affermare che gli artisti siano dei visionari, tesi verso visioni di futuri possibili o annusatori di eventi già percepibili nell'aria. Eppure, l'arte è sempre stata anche protesa verso il passato, inteso sia come banca dati di possibili e infiniti immaginari figurativi, sia come ulteriore possibilità di fuga dal reale. In quest'ottica interviene il meccanismo della citazione, evidente nelle opere di Nico Mingozzi. Una citazione che è riproposizione di schemi iconografici da ritratto ottocentesco, resa possibile attraverso l'utilizzo di vecchie e ingiallite fotografie da album di famiglia. Ma dato che la citazione non è mai riproposizione esatta delle immagini arrivateci da tempi così lontani, l'artista interviene in maniera discreta ma altresì spaesante e quotidianamente perturbante a inserire su questi corpi così composti e sulle loro mista giorno da festa dei volti di animali, di fantasmi, di esseri inquietanti. Facendo così, veniamo trasportati in un doppio mondo altro, che non è solo quello di un passato relativamente recente, ma da noi mai vissuto, ma anche un mondo di sogno, surreale e popolato da creature inquietanti, dal quale vorremmo, una volta data un'occhiata, tornare indietro il prima possibile.